Non possiamo ancora pensare di ottenere qualcosa di più rispetto all'obiettivo salvezza che ci eravamo prefissati. Andiamo avanti per la strada intrapresa senza perdere la concentrazione. Mister Alberto Licata, a seguito del quinto risultato utile consecutivo, commenta così la striscia di risultati positivi. Diciamo che da qualche domenica che facciamo risultato, è una striscia che dura già da 5 partite, ma a noi non basta, noi dobbiamo continuare sempre a essere ogni domenica concentrati e pensare sempre alla partita che ci aspetta di giocare. Come non ci siamo abbattuti, sapevamo che poteva iniziare così, adesso non bisogna esaltarsi più di tanto, ma stare con i piedi per terra e pensare domenica dopo domenica. Noi ancora è troppo presto per guardare la classifica, per guardare, diciamo, quello che sono le prospettive. Noi cerchiamo di fare più risultati possibile e poi vedremo dove siamo situati in classifica. Speriamo più in alto possibile, certo, però sapevamo che dovevamo fare quest'anno un anno transitorio, un anno tranquillo per buttare le basi e far sì che il prossimo anno possiamo costruire una squadra per vincere. Se poi arriva prima, tanto piacere. La squadra ha dimostrato di sapersela cavare sia in casa ma anche in trasferta. Il gruppo si è amalgamato bene e riesce a compensare le assenze saltuarie di alcuni membri della rosa causati da squalifiche e infortuni. Il gruppo è importante, lo dimostra il fatto che chi sostituisce il compagno che ha giocato la settimana prima, diciamo che fa sempre la sua parte, ci mette sempre tanto impegno e questo è un buon segnale. Quindi non ci raccolgiamo nemmeno quando manca qualcuno perché chi entra in campo, ripeto, lo fa con un impegno massimo e questo è sintomo di un buon gruppo che piano piano, sempre ripeto, deve ancora migliorare sotto tanti aspetti, ma questo si sapeva già dall'inizio. Oggi pomeriggio intanto riprenderanno gli allenamenti in vista della prossima gara. Mister Licata per la sfida contro la Libertas conta di recuperare alcuni infortunati. Oggi pomeriggio riprenderemo, speriamo di recuperare qualche acciaccato, qualche infortunato che è da un paio di settimane che sono fermi, mi riferisco a Loggia, a Scalisi. Poi si è aggiunto anche il portiere Santa Maria che settimana scorsa ha avuto una piccola frattura al mignolo della mano sinistra e poi anche Russotto, insomma c'è qualcuno fermo ancora ai box, ma speriamo piano piano di recuperarlo.